perché siamo qui, lo capiremo durante questa giornata, questa lunga giornata, che si concluderà verso le 16 di oggi pomeriggio. E io non voglio anticipare nulla per lasciare spazio appunto agli oratori che sono presenti e che adesso presentiamo. Ricordo solo che nel 1933 Marconi inaugurò un impianto radiotelegrafico a Montemario, che all'epoca era uno dei più avanzati al mondo, e oggi l'area di Montemario, come poi ci spiegheranno i nostri illustri oratori, continua ad essere un sito di interesse storico e scientifico. Perché all'INAF? Lo capiremo tra qualche minuto, perché qua dietro c'è il famoso Forte Trionfale, Forte Montemario, dove Marconi ha effettuato appunto i suoi primi esperimenti. Un ringraziamento particolarissimo a chi ci sta ospitando e ci ospiterà in questa giornata, ad Angelo Antonelli, che è il direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma. Alla mia destra c'è il colonnello Matteo Caggiari, che è comandante del terzo reggimento trasmissioni, che ha avuto sede, poi lui ci dirà due cose, ha avuto sede proprio qui a Montemario. E a destra ancora il nostro presidente Luciano Blasi, il presidente dell'ARI sezione di Roma. Nel corso della giornata, per cui, parleremo di questo osservatorio, potremo assistere al collegamento in tempo reale con altre stazioni, perché verrà attivata la stazione marconiana. Capiremo cosa sono le stazioni marconiane per chi non le conosce, e potremo anche sperimentarle più avanti. Parleremo dei collegamenti terra-luna-terra, per capire come sia possibile per noi radioamatori utilizzare la Luna come uno specchio riflettente per collegamenti ad alta, a lunga distanza. E poi illustreremo una delle ultime spedizioni che hanno fatto i radioamatori di recente all'isola di Clipperton nel Pacifico, che ha avuto effettivamente un grande successo, come poi vedremo. Dobbiamo fare dei doverosi ringraziamenti anche ad altri amici e colleghi che sono qui presenti: Chiara Giorgeli, Giacomo Gandolfi, Tiziana Macaluso. La sede centrale dell'INAF, perché questo, il palazzo dove siamo, è la sede centrale dell'INAF, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'INAF Osservatorio di Roma. Un saluto particolare e un ringraziamento anche alla collega Elisa Di Chelli, che è la responsabile della comunicazione, che ci ha aiutato veramente molto, e permettetemi anche al collega Renato Nunziata, che basta che digitate su Google e scoprite chi è il più profondo conoscitore della storia della radio che esista. È un giornalista RAI e si è occupato della realizzazione del museo, dei musei che sono stati inaugurati anche adesso a Via Asiago, per cui poi durante l'intervallo potrete anche parlare con lui.